Allora, adesso sì, facciamo un tuffo negli anni Ottanta. Isabella Ferrari, Eleonora Giorgi, Ornella Muti, tre nomi che soprattutto i nostalgici degli anni Ottanta non possono non ricordare. Tre ragazze dalla bellezza conturbante che hanno popolato a lungo i sogni di tanti giovani. Proprio come un'altra ragazza dalla bellezza altera e straripante, Dalila Di Lazzaro. Diciamo che le bionde sono sempre viste molto superficialmente, come dei fiumini, come delle farfalle, inafferrabili, imprevedibili, l'avventura, insomma. Di solito dicono sempre, c'ho una bionda a casa. Molti produttori hanno pensato subito di fare di lei una diva alla Greta Garbo, ma lei, ieri come oggi, si considera un'antidiva. Nonostante i successi e la carriera, lei infatti si è sempre sentita una ragazza semplice, attenta ai valori, alla serenità interiore. Quanto è bello! La più bella di tutte, Dalila! Dove sei? Eccola! Sì. Ciao Rosanna, ciao Dalila! Ti vedo in gran forma, ciao, altro Mara, che la menopausa! Come amore, dimmi! Ti vedo in gran forma, altro che la menopausa! C'ho delle vampate che tu non hai idea! Infatti oggi hanno alzato l'aria condizionata qua, eh! Lo so! Vabbè. Che mi racconti? Tu che mi racconti, amore? Noi andiamo, sì. No, vedevo questi anni Ottanta, dicevo. Cosa, allora, in effetti, cosa ricordi di quegli anni lì, Dalila, dai? Abbiamo visto una tua intervista dove parlavi delle bionde, eh? Sì, ecco, no, in quel periodo io ho avuto veramente un periodo meraviglioso. Sono andata in America, a Londra, poi mi chiamavano tutti più facilmente all'estero, devo Parigi, dire che in Italia. Parigi, Alain Delon, io me lo ricordo quel periodo, sì, lì. Sì, ma anche altri. Ma io ero talmente sicura di avere una bella carriera in Italia che mi sono lasciata trasportare dall'idea di stare a casa nostra, a fare delle belle cose anche qui. E invece forse quasi quasi col senno del poi un po' ho sbagliato, perché da Warren Beatty e altri attori che mi conoscevano anche mi dicevano, Jack, cosa stai a fare in Italia? Jack, tu? Dove lo metti Jack? Jack Nicholson, sì. E dicevano, tu non sarai capita in Italia, perché vanno più un genere moraccione con le tette, insomma, perdono. E io ero esile un po', insomma, non certo con le forme latine. E ti piacevano i ragazzini? Attenzione, tu sei stata una delle prime. Non è che mi piacevano, mi corteggiavano solo. Solo, i ragazzi solo, più giovani, non lo so il perché. Sei stata una delle prime, no? Adesso c'è quasi una moda, no? A rincorrere all'epoca un compagno più giovane. All'epoca mi criticavano parecchio, mi criticavano per questo fatto e ancora adesso me lo dicono, basta con questi ragazzi. E che ci posso fare? Io guardo le persone che mi piacciono, uomini così, però si vede che piaccio più ai giovani, non lo so il perché. Adesso è cambiato un qualcosa oppure? Adesso sono cambiata io, sono cambiata io e non voglio più, diciamo, avere. Sono tranquilla, rilassata, molto zen, molto. Fino a che non viene una persona che realmente reputo giusta per me. Adesso è venuto il momento di essere, insomma, un po' più relax. Io sto benissimo anche come sto adesso, non voglio impicciarmi ancora su cose che magari ti fanno soffrire. L'amore quando è tanto ti fa soffrire, per cui vorrei trovare una persona che dà equilibrio, ecco, alla mia vita, non che mi dà ancora queste sferzate di Marino. Marino vuole dire una cosa, vedo che stai lì per io sono in adorazione verso queste creature. No, a te voglio chiedere una cosa. Qualche settimana fa ti ho visto abbracciare con tanto affetto Dalida e le hai detto, Dalila, quante ne avevamo fatte assieme? Dicene una. Ne abbiamo fatte tante. Noi siamo amiche da... diciamo che siamo sorelle. Sì, siamo da 35 anni, Dalila. Sì, siamo tanti anni che proprio gli esordi, io fatte mi tante. Ricordo che andavo a Campo dei Fiori, ne compravo una. I suoi vestitini. Io avevo un negozio di vestiti usati, ci siamo conosciuti, io vendevo vestiti usati a Campo dei Fiori e lei è entrata, era il momento di Dalila, è detto la più bella di tutte, non ce n'è per nessuno, lei veramente... E tu mi ascolti
colpito perché era una bionda pazzesca che vendeva questi vestiti trasparenti, vedevi queste belle gambe, divertente, mi colpiva questa sua grande solarità. E allora andavo con Clio Goldschmidt, andavamo a cercare nel suo negozio dei vestitini tipici degli anni 40, di chiffon, con queste stoffe meravigliose. E siamo diventate amiche così. E poi da lì è nata una grande amicizia. I nostri figli erano innamorati, erano piccolissimi. Eh già, mio figlio adorava tua figlia. Vabbè, tanti anni di amicizia ne abbiamo fatte tante, ci siamo molto divertite. Lei mi sgridava perché io sempre effervescente, e allora ogni tanto discutevamo perché lei diceva: ma devi stare tranquilla. Insomma, davvero un'amicizia che è avanti da tanti anni. E quando tu ci hai visto quella sera lì era... Le sue sorelle, sì. Io alcuni anni fa ho visto Dalila gettare il panico nel ritiro della nazionale italiana di calcio, che era a Udine. Non so se Dalila se lo ricorda. Era là di Moretto, un locale fuori da Udine. Lei fece irruzione con tutta la sua bellezza davanti a questi 18 energumeni in ritiro. Non ti dico gli ormoni degli azzurri d'Italia quando entrò Dalila in quel ritiro. Mamma mia, chi era? C'era Berzot, allenatore della nazionale. Berzot? Come no? C'era Berzot, mi pare, no? Della nazionale, che immagino anche per quell'incontro di lì a poco sarebbe diventata campione del mondo. Dalila, io ho portato fortuna. Parlami della tua, insomma, al di là dell'attrice, del tuo nuovo lavoro, che è quello di scrittrice. Questo tuo ultimo libro, ad esempio, che in parte, come gli altri, è autobiografico. Perché ti è venuta la voglia di scrivere, di raccontare alcune cose della tua vita, anche molto molto private. Mi hai fatto una domanda splendida, perché io volevo mettere in luce il dolore cronico, che migliaia di persone ne soffrono, e ovviamente per me è una carta importante. Credevo nel primo libro che ho scritto di non fare, di uscire in sordina, perché le biografie all'epoca non venivano fatte, amate, tantomeno... Ho provato in altre occasioni, ma non avevano questo interesse. Invece la PM Diego Manetti, questa persona, ci hanno creduto, e è diventato un best seller. Questa è stata una cosa meravigliosa, è stato come un Oscar alla mia carriera, perché nel frattempo sono riuscita da quel momento a far parlare del dolore cronico, che è una cosa importantissima. Ci saranno molti teleton di tutte le specie, per tutte le malattie, però secondo me dovremmo anche fare un teleton per il dolore cronico, perché purtroppo vivere con il dolore è una cosa terribile. Allora, questa cosa mi è partita dal fatto che, avendone io sofferto, era giusto che ne parlassi, però dovevo mettere in piazza qualcosa, insomma, non potevo scrivere un libro solo sul dolore, per cui è partita lì la mia terapia, diciamo, perché ci ho messo 4 anni a scrivere il primo, come andare in analisi, rivedere tutta la tua vita. Però bacio tutti i miei lettori, in questo momento mi hai dato questa occasione, e gli dico che li voglio tanto bene. Grazie. Dalila, grazie. Noi faremo una puntata speciale tra poco. Hai parlato di Teleton e noi ti invitiamo a venire qua in studio, così ti posso abbracciare. Io sempre pronta sono per le cose. Per le cose che veramente servono, io vengo a braccia aperte. Allora, ti aspettiamo per la puntata speciale di Vita in diretta per Teleton. A prestissimo. Tanto, tanto, tanto te baso e te strucco. Ciao, vecchia mia. Ciao, amore. Manti. Ciao, Sanna. Manti.